Dai, ok. Anna, allora, sei carica? Vai. Non lo so. Allora, sei ragazzi, ho cercato la rivoluzione. Sì. Ciao a tutti, io sono Anna B e quella che state per guardare è la quinta puntata di MZoom, un format di video interviste pensato e sviluppato da Musical Zoo in collaborazione con gli amici di 5-6 Produzioni Video. Ad affiancarmi in questa super puntata tutta al femminile targata Brescia, Maria Luisa Rovetta, colei che dal 2016, membro del direttivo, cura il marketing e la comunicazione per l'associazione. La puntata di oggi l'abbiamo intitolata All Girls to the Front, spettacolo ed autodeterminazione femminile, e non potevamo che avere due super ospiti bresciane e femmine qui con noi, ossia Marta Salogni, produttrice musicale per dei nomi molto importanti a livello globale e tecnico del suono. All'attivo è vincitrice di premi a livello internazionale nell'ambito della produzione musicale e dell'ingegneria del suono. E poi Nadia Busato, giornalista, blogger, storyteller, romanziera. Grazie Anna, è stata una bellissima presentazione. Io sono felicissima di avere qui con noi Nadia e Marta, che sono due persone che stimo tantissimo. Però prima di iniziare vorrei fare un breve quadro della situazione attuale e vi porto un po' di notizie, quali per esempio l'indagine Istat datata 2019 che fotografa un po' il paese in cui il lavoro nei campi dello spettacolo è sempre intermittente e mal retribuito, e soprattutto si parla per lo più di rapporti che riguardano gli uomini. E uno dei casi più eclatanti è soprattutto nelle professioni musicali, in cui per esempio abbiamo 21 direttrici d'orchestra contro i 600 direttori, fino all'assenza totale di donne che firmano le colonne sonore del cinema. Ma non ci scoraggiamo, e al motto di All Girls to the Front, che era il motto di Kathleen Hanna, delle leader delle Bikini Kill, iniziamo questa intervista. Quindi Anna, ti lascio la prima domanda. Perché è importante la parità di genere nell'arte e nei media? Beh, è importantissimo che impariamo a leggere il mondo e a vedere il mondo e anche ad ascoltarlo anche attraverso quello che le donne possono portare. Se nella fotografia sono assenti le direttrici della fotografia, cosa che esiste nel cinema, questo significa che se non esiste un direttore della fotografia donna, quando noi guardiamo un film stiamo guardando la realtà, le relazioni e i corpi solo attraverso l'occhio di un uomo. E poi ovviamente c'è una questione di parità lavorativa, parità di opportunità, quindi tutto il discorso che possiamo fare sulla meritocrazia, sulla validità di un progetto decade nel momento in cui solo gli uomini possono passare. Questo soprattutto in un momento in cui le scuole d'arte diplomano parimenti uomini e donne, ed esattamente come negli altri percorsi di formazione, spesso sono le donne quelle con più talento, con anche idee migliori, possibilità migliori, che poi quando escono da lì non vengono prodotte. Eh sì, esatto, e senza parità di genere anche la società non rispecchierebbe quello che è la realtà dei fatti. Il fatto che il numero, diciamo, di donne del mondo poi non si traduce nel numero di donne nei rispettivi livelli di industria, come diciamo l'industria della musica, non è che ci sia una mancanza di donne in generale, c'è una mancanza di donne in posizioni di potere, perché storicamente è una società patriarcale, non soltanto come industria della musica, ma come società in generale. Di soffitto fatto di vetro, ma non ci puoi entrare, insomma. Ovviamente io sono stata fortunata ad imparare a fare i miei primi passi al magazzino, alla radio, che è comunque un ambiente che è molto libero, e quindi da lì la mia impronta è stata quella di parità assoluta. Poi muovendomi a Londra, sai, anche se si pensa che sia questa città molto aperta, ci sono ancora molti stereotipi maschili, quindi dicevo, nel mio percorso dei primi anni non ho incontrato molte donne che facessero lavoro per
dicevo io adesso, con l'aiuto di internet, con l'aiuto di un sacco di associazioni, ci conosciamo tutte, ci supportiamo a vicenda. C'è anche questa bellissima cosa che sì, c'è competizione, ma c'è anche il fine comune, quello di andare ad aiutarsi a vicenda. Io vedo tanto movimento negli ultimi anni, perché siamo un po' tutte, abbiamo formato molti collettivi e ci sosteniamo a vicenda. Nella scrittura poi i numeri parlano chiaro, il numero delle scrittrici a inizio secolo era il doppio, ovviamente in proporzione rispetto al numero delle scrittrici adesso. E tra l'altro la vita di un libro ha spesso delle espansioni, delle trasposizioni anche mediatiche diverse, e in queste trasposizioni a un certo punto il tuo libro scritto da te viene mandato in mano degli uomini, quindi sono completamente maschili. E questo cosa crea? Crea l'assenza dell'alternativa, perché naturalmente quando, tra l'altro è un sistema, come diceva prima bene Marta, è un sistema che vive di modelli monolitici e modelli anche arcaici, in cui oggi anche molti uomini non si riconoscono. La Luisa Rosti, che scrive per il Sole 24 Ore, ha fatto recentemente un intervento in cui dice molto bene che noi donne non ci mettiamo mai in competizione con gli uomini, entriamo a rispondere a dei bisogni di mercato che gli uomini non riescono più a evadere. Quindi oggi il mondo chiede di avere degli schemi alternativi e delle proposte alternative, e in questo devo dire le narrazioni femminili con tutti i media stanno rispondendo, dalla musica alla pornografia in qualche modo. La cultura è fatta anche di strategie politiche, come si cambia questa situazione? Parlavamo di, per esempio, Teo Teardo, che adesso vuole fare questa collaborazione tutta al femminile. Oppure comunque ci sono donne artiste che si fanno sentire. Ultimamente c'è Lizzo che si sta spendendo non soltanto per la donna, ma per anche una serie di altre minoranze. Qua ritorniamo con le lotte femministe, non sono solo femministe, cioè c'è un po' di intersezionalità, ecco, non riuscivo a dire. Vai. Sì, le sponsorizzazioni verso il talento femminile da artisti riconosciuti sono importantissime, sono sempre più numerose, perché puntano il faro su un problema che esiste. E tu dici bene, c'è un problema politico, per cui per esempio la questione delle quote rosa non entra rispetto ai comitati che decidono la produzione del cinema, che dirigono i grandi teatri o che gestiscono i grandi circuiti dei festival, perché sono comunque posti, diciamo, di leadership, sono strutture istituzionali che dovrebbero beneficiare della presenza femminile al pari dell'obbligo mancato nelle altre strutture e nelle altre istituzioni. Io ho due figli in età scolare e in questi 3 mesi ho avuto modo di analizzare molto dettagliatamente i materiali di formazione che loro hanno già alle scuole elementari, e dentro i loro libri ci sono le mamme che sono sempre in cucina con le uova, mentre i papà sono fuori e hanno problemi di ufficio o problemi di lavoro. E in questa narrazione tu già iscrivi gli schemi sociali che loro avranno rispetto al maschile e al femminile, quindi alle donne i ruoli della cura e in qualche modo determinate doti, no? Per cui se noi ci arrabbiamo, ci inalberiamo, ci appassioniamo troppo, veniamo ritenute meno donne in qualche modo, mentre l'uomo che non si arrabbia, l'uomo che non prende quello che vuole anche se qualcuno gli dice di no, è meno uomo dall'altra parte. Quindi è veramente un po' tutto paradossale. E cambiare la rappresentanza anche politica per merito, ovviamente, non semplicemente perché uno è donna o uno è giovane, ma questo discorso davvero lo potremmo fare trasversalmente, non solo sul genere, è sicuramente un passo doveroso innanzitutto. Dopodiché bisognerebbe fare un pochino più attenzione anche ai circuiti. Il teatro ha pochissime direttrici di teatro, perché sulle donne sono sempre riservate delle parole inviperite e c'è una carica d'odio, no, che ci accompagna ogni volta che ci esponiamo un po' più degli altri. Esatto, più che altro che gli dice che non è così che funziona il mondo. Sì, è una questione di militanza, di fare attività come mentoring, e di diventare quel role model. Cioè, poi nel momento in cui noi o qualcuna di noi avanza nella carriera, dobbiamo portare anche in su altre persone, altre donne che abbiamo attorno, così che si crea questo feedback positivo. E va a smantellare poi la piramide preesistente di nepotismi o vari, sai. E tu, Marta, ne hai fatta una bella scalata da sola. Tu hai fatto un po' di apripista, soprattutto all'estero, quindi
Tanto sì, di cappello, adesso... e grazie soprattutto per quello che hai fatto, perché non è da tutti, ecco, non è da tutti. No, ma adesso è anche un compito, mi sento in dovere di aiutare. È molto disorientante alla fine ritrovarsi in un'industria che, come hai detto, c'è il 5% delle ingegnere o produttrici sono donne nel mondo. Quindi, sai, una ragazza che magari sta contemplando una carriera dopo la scuola, se gli metti davanti delle cifre del genere, magari non tutti hanno le possibilità di magari lavorare per 3-4 anni senza essere pagati. MeToo in Italia è stato velocemente dimenticato. Possiamo fare di più? Bisognerebbe avere un sistema di perseguire, di denuncia. Di garanzia che il tuo reato, cioè che il reato non venga lasciato lì. Non venga dimenticato, sai come si fa dopo un paio di mesi c'è un'altra notizia sensazionale che va non cada nell'oblio, diciamo così. Esatto, perché il MeToo non è soltanto un qualcosa che è nato ed è morto un paio di mesi, un paio di anni fa, è un qualcosa che è costante nella storia dell'umanità, diciamo. Eh sì, il fatto è la tendenza di buttare un po' sotto il tappeto, di nasconderlo, è come se non fosse mai esistito, adesso non è un problema. Sì, è la garanzia che ci siano delle strutture che garantiscono a chi denuncia di essere ascoltato e di essere supportato in tutti i modi possibili. Effettivamente noi dovremmo fare da professioniste, soprattutto non tacere davanti a dei comportamenti inappropriati, non fare finta di niente pensando che la cosa non ci riguardi se capita qualcun'altra o che ci può svantaggiare. Stessa cosa vale per gli uomini, questo è un consiglio che si dà a tutti, pensare che parlare ti renda meno virile o un rompicoglioni. Sai cosa? Cioè, in verità c'è qualcosa di molto più importante da denunciare. No, io devo dire che ho partecipato molto attivamente a quella volta che, quindi sono stata una dei profili booster che ha fatto partire le denunce. Devo dire che ho questo ricordo molto vivido di come è stato manipolato e come sono usciti sui media poi quei casi, no? Quel grande appello collettivo, che è stato come veramente scoperchi, era una vaporiera in certo senso. E mi ricordo questo grande regista italiano che veniva intervistato sulla questione delle molestie e lui diceva: ma quello non è il problema, il problema è che la gente non va al cinema, non compra i biglietti, il mio film per esempio ha fatto questo, cioè proprio non vedeva neanche l'aspetto, perché le rivendicazioni delle donne sulle molestie erano una cosa talmente integrata nel sistema che è normale, no? È come se tu non vedessi la polvere sopra una mensola, perché è normale che si faccia la polvere sulla mensola. E più paradossalmente le vittime hanno meno possibilità di rivolgersi alle forze dell'ordine, che vi ricordo sono la più grande rete di solidarietà maschile che esista nel mondo, più in qualche modo ci si accanisce contro di loro, cioè si tenta di colpevolizzarle. Quindi noi viviamo veramente questo dramma nazionale di non riuscire a parlare della violenza di genere. Aspettiamo che venga recepito il precedente della Corte di Trento, che ha deciso per la prima volta che sia un uomo violento a dover lasciare la casa e non a uscire la moglie coi figli. Anche non molto tempo fa, quando ho ricevuto una chiamata da un artista con quale avevo lavorato anni e anni fa. Questo stavo guardando un giornale nel quale c'era un articolo mio con delle fotografie, diceva: ah, sono molto contento di vedere che hai fatto molta strada, io lo sapevo fin dall'inizio, ho aiutato molto a raccontare di te a altre persone. Ah sì, e faceva delle considerazioni fisiche su queste fotografie, questa persona che non ho visto da 7 anni, e io ho tentato di spiegare questo, non è accettabile il comportamento che tu stai avendo nei miei confronti, non è accettabile, e lui non lo capiva, no? non c'era versione di capirlo, finché poi sbattuto la cornetta, ho parlato con un paio di associazioni di cui faccio parte anche qua per aiutare le donne, l'abbiamo praticamente denunciato. Nella cultura ci sono delle reti femminili delle quali vuoi parlarci?
qua a Londra ce ne sono un sacco, anche qui, da Women Produce Music, che è una compagnia di Katia Isakov che se ne prende cura, da cui è nato per esempio In Collab, che è una serie di collaborazioni tra donne di cui io ho fatto parte come ingegnere, Katia come produttrice. Proprio sì, tutte queste iniziative che fanno vedere che un cambiamento positivo è possibile, come le Rebalance, che si occupa di bilanciare il gender nell'industria della musica, Book More Women, che si occupa di fare in modo che i festival non line-up dei festival non siano soltanto principalmente al maschile, perché c'è stato uno scandalo che si guardavano le locandine dei festival e si toglievano tutti i nomi maschili e ne rimanevano tre. Ci sono Omni Collective qua a Londra, che si occupa di fare workshop individui che si identifica come donne, ma non soltanto donne da nascita, quindi non binary. Key Change, è vero, cioè, che è una campagna internazionale. Esatto. She Said So, che abbiamo anche in Italia. E noi qua a Brescia abbiamo Wow Women Festival, che è in verità un evento dedicato alla creazione al femminile, però con l'obiettivo di far risaltare quelle che sono le donne nell'ambito dello spettacolo, della musica, del teatro, dell'arte. Conosco molte figure emergenti, quello sì, quindi Alice la Nera, che adesso ha chiuso questo meraviglioso progetto, si chiama Guarda come nevica, per il teatro di Bari, e devo dire la storia di Alice è una carriera esaltante, fatta veramente di forzature. Emma Dante, che è una delle nostre più grandi registe italiane, i suoi successi sono ormai internazionali, incredibili, e sempre di più insomma nei teatri arrivano non solo sulla scena come attrice, che sono, come dire, l'ultimo tassello della performance, ma arrivano sempre di più spettacoli che sono firmati da donne. Ci consigli una produzione artistica di una donna che tutti dovrebbero conoscere? Beh, io sono fresca dalla biografia di Marina Abramovic e quindi non posso far altro che consigliare a tutti di leggere Attraversare i muri, perché la sua ricerca, la sua testimonianza dell'alternativa è profonda, attraversa il corpo, attraversa le culture, attraversa anche l'intimità con le persone, e se c'è qualcosa che la tecnologia oggi ci sottrae è proprio il senso dell'intimità, e per essere delle persone, smettere di giudicare secondo schemi e secondo l'apparenza, dobbiamo proprio ritrovare una dimensione di intimità con noi stessi profonda. Io direi Delia Derbyshire, per me è stato sempre un modello. Lei era responsabile del Radiophonic Workshop, che è questa sezione della BBC come la RAI in Italia, che si occupava dello sviluppo sonoro e della produzione di suoni, sound design. Lei e Daphne Oram sono le due, diciamo, pioneers dell'elettronica inglese, e hanno davvero inventato dei metodi che prima non esistevano, con risorse molto limitate, perché ai tempi degli anni 60, 68, 70, negli anni 50 Oram bisognava fare tutto con macchine a nastro, e ci si impiegava mesi e mesi per fare per esempio la colonna sonora di Doctor Who, è stata fatta da Delia Derbyshire. I credits ai tempi non erano molto, diciamo, molto fissi, quindi lei anni e anni è stata questa eroina di cui non si sapeva molto. Io vi ringrazio tantissimo di essere state con noi, è stato un contributo veramente interessante e molto attuale, questa puntata tutta al femminile, tutta bresciana. Devo ringraziare Maria Luisa, Nadia e Marta, ci vediamo la prossima puntata. Se ti sei perso questa e vuoi rivedere le altre, ci trovi su tutti i nostri social, Instagram, Facebook e YouTube, Musical Zoo. Ciao, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie Anna.